il terribile guado che abbiamo appena attraversato. Bravo Poppy! Che arrivi al colle, dal quale si apre tutta la vallata, e quello là in fondo è il Cerforon, dalla parete sud che è tutta rocciosa. Là dobbiamo andare, ultimo pezzo verso il bivacco Giraudo, che è sopra quella spalla lì. Questo bivacco non arriva più. Questo è l'attraversamento che abbiamo fatto prima. Questo è il cucciolo stravolto, cucciolo distrutto, dopo tanto tanto dislivello. Ecco, non arriva più, il cucciolo è allo stremo delle forze. Cucciolo! Sì, eh? È un bivacco a 3 stelle. Siamo nel tratto finale. Questo bivacco non arriva mai. Dobbiamo andare su di là. Nebbia, nebbia dappertutto, e finalmente eccolo qua, il bivacco. Abbiamo fatto. Dormiremo in questa scatoletta di Questa è la porta del bivacco ed eccolo come è fatto dentro. Piccolino, col tavolo. Siamo all'interno del bivacco Giraudo e c'è il cuoco delle altezze. C'è solo paura che caschi. All'opera. Preghiamo che non arrivi nessuno a romperci le scatole. Lì possiamo prendere l'acqua.
nel cuore delle Alpi. Alle 9 di sera siamo nel versante piemontese sotto il Cerforon e la becca di Monciaier. Non riesco bene a capire, però, perché sono coperte di nuvole, ma... E quello là è il Colle della Porta. Riusciamo a vedere. E anche mezza. Siamo sdraiati fuori. E là c'è il nostro bivacco. La colazione del guerriero. Poppy. No, eh? Ecco le vette. Che ci sovrastano, che stamattina si vedono tutte e tre. Dovrebbero essere nell'ordine Cerforon là al fondo, becca di Monciaier qui. Probabilmente da lì iniziano già i denti del Baroglio, ma non sono sicuro che non siano invece quelli là dietro. Salgono le nebbie, inizia la discesa. Ora si ridiscende. Siamo nel primo tratto. La strada da fare è ancora lunga, bisogna arrivare laggiù in fondo. Eccoci. Lassù dove c'è l'omettone di pietra, là sta il bivacco, là dietro. Che nebbiate. Ecco lo studio degli attraversamenti dei fiumi ciattoli. Il pianoro delle grandi pietre. In un tratto intermedio che è bello lungo fino a quel casolare laggiù, più sopra possiamo ammirare le vanne, il colle perduto nascosto dalle nuvole. Quasi riarrivati alla Casa Bianca. La salita, anche la discesa, non finisce più. Ed ecco l'arrivo trionfale. Ecco il riposo del guerriero. Thank you.